avvicina al traguardo, traguardo conclusivo per Balloni, sta per spuntare qui in Piazza Grande. L'applauso che accompagna il bellissimo finale di uno straordinario atleta sul traguardo di Piazza Grande. Il grande, grande applauso per Alfredo Balloni, che si impone a braccia alzate sul traguardo di Piazza Grande. Alfredo Balloni, lui a scrivere il nome nell'albo d'oro della GFNY Italia, ha staccato di ruota letteralmente gli avversari nel corso dei chilometri finali della parte conclusiva di gara ed è andato ad aggiudicarsi con pieno merito la prova di oggi. Alfredo Balloni, bravissimo, è suo il traguardo di Piazza Grande, è sua Montepulciano. Riceve il meritatissimo applauso del pubblico Alfredo Balloni, ma alle sue spalle, attenzione, perché c'è la lotta per la piazza d'onore, c'è la lotta per il bronzo di giornata. Seguiamo con attenzione perché il drappello dei fuggitivi sta per rientrare sul traguardo di Piazza Grande allo scoccare del mezzogiorno qui a Montepulciano. Balloni che fra sé e gli avversari ha scavato letteralmente un divario molto importante. Seguiamo il finale di Balloni, dietro di lui la lotta per l'argento di giornata per la piazza d'onore, l'oro di giornata è di Alfredo Balloni, ormai ha terminato da qualche minuto la prova. Signori, l'argento di giornata, Lazzari, eccolo, un bel applauso per lui, un bel applauso per Alessio Lazzari, secondo classificato, atleta in gara con dorsale 55, Unione Ciclistica Marcialla per Alessio Lazzari, secondo alle spalle di Balloni. A questo punto andiamo a completare il podio con il bronzo di giornata, l'applauso, un grande applauso per Orcame, eccolo, va a chiudere in questo momento. Fabio Orcame della Frasca Dipa, arriva anche Pratini, Daniele Pratini con 156, alle spalle di Pratini.